Montreal-born Manrico Tedeschi, a finalist in the Pavarotti competitions, brings us the great tenor role of Mario Cavaradossi, who is the unsuspecting artist lover doomed to die between Tosca's and Scarpia's machinations. Cavaradossi, however, brings us two of the most famous and greatest tenor arias in opera. Well, I try and play the romantic side of Mario. Being an Italian from the south, you know, as you can see, into the Italian pasta. And, and the great aria, it's one of the greatest in opera, Lucevno le stelle. It is, yes. I like the first one also. Yes. It's a very different. Yes. It's a nice role. It's Puccini. Di nuovo siamo alla stagione lirica. Opera Lira presenta che opera? La Tosca in aprile 99. Qui vicino a me, che canterà per la prima volta al nostro magnifico Centro Nazionale delle Arti, è Manrico Tedeschi, un nome operistico, e canterà Mario Cavaradossi in La Tosca. Cosicché vogliamo farvi sapere un poco di questo Manrico Tedeschi, che è infatti di Montreal. Manrico, sei nato qui in Montreal? Sì, sono nato a Montreal. Un saluto a tutti gli italiani, i italo-canadesi che sono qui a Ottawa. Grazie. E i miei genitori sono nati in Italia. C'ho una famiglia di sei fratelli, tre nati in Italia e tre nati in Canada. Così c'ha proprio le radici italiane. E quando ho cominciato a cantare, era da piccolo, quando ha saputo che avevo questa bella voce di tenore? Con un nome come Manrico, per forza ho dovuto ascoltare tutti i grandi tenori, i vari Gigli del Monaco, di Stefano, perché mio padre, come tutti italiani, amava molto, soprattutto i tenori, no? Allora da piccolo, per forza ho ascoltato tutti questi tenori, e poi dopo, ma ci avevo già più di 20 anni, ho cominciato all'università, studiavo ingegneria, e poco a poco ho cominciato a cantare con i dischi. Poi sono andato al conservatorio, ho incontrato la signora Narducci, che era mia maestra a Montreal, che poi dopo mi ha mandato in Italia, e da lì ho cominciato a cantare. E ha studiato anche con un grande artista, Gino Becchi, diceva, sì, che io sì, mi sì, ricordo, perché sì, devi sì, essere un poco matura per ricordare questo. Ho studiato con Gino Becchi e anche con diversi altri famosi, Corelli, Arrigo Pola, un po' di qua, un po' di là. Sì, e Corelli anche famosissimo. Corelli per me è uno dei più grandi, è stato uno dei più grandi Cavaradossi, con Del Monaco. Ah, sì, che è il mio favorito. Ho avuto un bambino da 6 mesi, l'ho chiamato Mario, per continuare, diciamo, sì, per Del Monaco, per continuare la tradizione. Bravissimo. E poi così la carriera veramente l'ha fatto piuttosto in Italia. In Italia, sì, è la prima volta che canto qui in Canada. E negli Stati Uniti? Ho cantato solo in Florida, però ci sono delle cose. C'era una Turandot che ho cancellato perché era più interessante cantare in Italia. Benissimo. E artisticamente? Voglio dire, e Cavaradossi come lo tratta, per esempio? Beh, io lo tratto come un poeta romantico, pittore, meno il lato politico, diciamo. Sì, intanto però è politica la cosa, è vero? Sì, 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 è molto politica. Sì, devo... Con questo fisico... Sì. Provo di fare l'amante. Con una gelosissima Tosca. Sì, sì, giusto, giusto. Beh, vi facciamo gli auguri della Tele 30, carissimo Manrico, e grazie di tanto. Vederlo ancora nel futuro. Grazie, speriamo. Sì, grazie. Arrivederci. Grazie.
insieme confonde.